E con il rintocco della campana, con precisione cronometrica, cominciamo anche questa seconda serata di diretta dalla terrazza dell'orologio del Palazzo di Fraternita. Benvenuti a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati alla visione della nostra emittente. Anche questa sera abbiamo predisposto un menù molto ricco con ospiti qui nella terrazzina e con il collegamento con Porta del Foro, dove ci sarà anche la seconda puntata del concorso Quartier Chef, quindi cercheremo di scoprire qual è il quartiere che cucina meglio. Vediamo che a Porta del Foro sono già in atto i preparativi, proprio viene allestito il tavolo dove poi siederà la nostra giuria, e Andrea Lanzi e Giorgio Marmonini ci commenteranno invece le prove del pomeriggio nella postazione nello studio. Li vediamo già pronti a affrontare tutti gli argomenti caldi della giornata. Ma io saluto intanto il primo ospite che è qui con noi, il vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini, che è anche assessore con delega alla giostra. Buonasera a voi, grazie per l'invito. E quindi l'occasione per fare una chiacchierata sui temi di giostra, partendo però da un punto, assessore, che è quello della serata di domani sera. Siccome stiamo già sentendo i rumori di sottofondo, tra poco, lo preannuncio perché abbiamo l'esperienza di ieri sera, lì sentiremo suonare questa serata il concerto dei musici in favore di Casa Tevenin, un'iniziativa che l'amministrazione comunale ha sposato con entusiasmo. Sì, sposato, è stata un'iniziativa che ha voluto il presidente di Casa Tevenin, Sandro Sarri. L'amministrazione ovviamente l'ha sostenuto, i musici ogni 4-5 anni fanno un concerto, l'hanno iniziato, non so se rientra nel... Vabbè, però fa spettacolo. E questa volta abbiamo approfittato del concerto, o meglio, abbiamo chiesto di fare questo concerto in beneficenza, in modo tale che la città ne goda come sempre, ma in più si riesca a fare un po' di beneficenza per questo istituto che ne ha bisogno. Ecco, è importante ovviamente che anche le serate precedenti la giostra si animino e consentano di parlare di giostra. No, domani sera ci saranno anche grandi protagonisti della giostra del passato, racconteremo un po' di storia, perché la storia, la cultura, la tradizione della manifestazione, diciamo, è importante anche diffonderla, no? Neanch'io, perché da qui a lì non si sente. Facciamo alzare la cassa qui nella nostra terrazza, appunto. Dicevo, l'importanza di avere domani sera anche un racconto storico oltre al concerto dei musici. Certo, assolutamente, ma infatti la cosa simpatica è stato unire il concerto dei musici a una serie di racconti, di interventi, di personaggi famosi del mondo della giostra, che ci racconteranno magari anche qualche aneddoto, qualche sfaccettatura simpatica del settore, che a molti magari è ignota. Quindi sicuramente sarà una serata interessante, con una voce particolare che condurrà vabbè, quella oramai... E appunto, lo diciamo, è Luca Caneschi. Ricordiamolo per chi non sa come si fa, che i biglietti si comprano alla biglietteria, che sia sotto le logge sia in via Vizzaraia, oppure tramite il circuito box office. Il biglietto costa 5 euro e l'intero incasso sarà devoluto a Casa Tevenin. Ecco, cominciamo ad affrontare i temi legati alla parte anche organizzativa della manifestazione, poi torneremo a parlare anche degli aspetti storici e culturali. C'è un aspetto, il primo nodo che voglio affrontare, che è relativo all'organizzazione attuale delle prove. Si è già vista a giugno, adesso i primi due giorni, 45 minuti di fila per quartiere. Devo dire che dal punto di vista della spettacolarità si è peggiorato rispetto all'organizzazione precedente. Indubbiamente, è stato un tentativo che non, a mio avviso, evidentemente non soltanto a mio avviso, non è andato a buon fine. Ne riparleremo con i rettori dei quartieri. Sicuramente per l'anno prossimo porteremo delle modifiche, anche perché è vero che le prove sono funzionali agli allenamenti dei fantini, dei quartieri, ma sono funzionali anche al tanto pubblico che partecipa in piazza. È uno spettacolo anche quello, quindi sarebbe giusto renderlo ancora più attraente piuttosto che un po' più noioso, come in effetti è successo quest'anno. Anche perché riusciamo su molte cose, secondo me, un po' anche sprovincializzandosi, a prendere esempio da altre realtà, no? Noi
a volte ci dà fastidio guardare a Siena, a me per esempio non dà affatto fastidio, lo dico sinceramente dal punto di vista televisivo, ad esempio molti spunti, alcuni spunti di questa trasmissione io li ho presi dal lavoro che Canale 3 Toscana a Siena fa da anni sul palio e non mi vergogno a dirlo perché penso che sia una cosa anche giusta guardare verso chi ha più esperienza e segue una grande manifestazione. Ecco, lì ogni prova è un modo per mettersi, per sfidarsi, per vedere qualcosa, forse anche qui l'idea, forse magari gli ultimi 2-3 giorni, magari 2 giorni lasciarli ai quartieri per acclimatarsi, prove di giosta simulata, potrebbe essere un richiamo poi, un modo per vedere la piazza e le tribune completamente gremite. Beh, fa bene a prendere spunti perché così si fa e così stiamo facendo anche noi, bene o male Siena, mi piace poco citarla, però effettivamente ha delle caratteristiche, riesce a darci delle idee, una per tutte l'idea di far realizzare una delle lance d'oro ad un artista internazionale. È un'idea che ci ha portato il direttore dell'Ufficio Cultura, architetto Barbetti, che è un senese, vive il Palio di Siena dall'interno e ci ha portato questa proposta che sicuramente è stata una proposta migliorativa, quindi rubare tra virgolette va sempre bene. Le prove sono un momento di aggregazione piuttosto importante per la settimana della giostra, se vediamo soprattutto a giugno, a settembre un pochino meno perché di giorno c'è meno pubblico, però a giugno le tribune sono veramente gremite e sicuramente riuscire a calibrare in maniera più corretta le tempistiche delle prove è un aspetto sul quale dovremo riflettere nell'inverno per arrivare a giugno e riuscire a dare un qualcosa in più piuttosto che qualcosa in meno. Ecco, seconda questione, anche questa è un nodo da affrontare, quello che vediamo adesso proprio alle spalle del vice sindaco Camurrini, la tribuna in fase di montaggio, la ruspa in mezzo alla piazza, i ferri appoggiati lì, è il massimo della mediazione possibile questo, cioè la tribuna B può essere montata soltanto durante la settimana e quindi a giostra in qualche modo già in corso di svolgimento? Devo parlare dal punto di vista personale o dal punto di vista del mio ruolo? Dal punto di vista personale io non medierei niente. La giostra secondo me passa soprattutto. C'è 2 settimane l'anno, si sa che c'è ormai da qualche anno, non è una novità e quindi le attività commerciali che gravitano intorno alla piazza si dovrebbero adeguare così come si adeguano anche in altri posti. Di fatto poi negli anni è sempre stato trovato questo compromesso per cui la tribuna A, che non dà fastidio a nessuno, viene montata prima perché è sul Palazzo di Fraternita, appunto qui sotto, mentre la tribuna B e la tribuna C, per creare meno fastidio alle attività commerciali, vengono montate un po' in rincorsa durante la settimana di prove. È brutto, è obiettivamente brutto. È un po' difficile riuscire a far digerire agli operatori di piazza il montaggio delle tribune nei giorni precedenti. Ora magari uno degli operatori ha anche un ruolo in un quartiere, quindi può darsi che cambi un pochino il punto di vista. Vediamo un pochino, sicuramente ci sono anche persone ragionevoli, quindi può darsi anche che negli anni questo aspetto venga limato e modificato. Allora, abbiamo affrontato 2 nodi, diciamo così, sui quali si può discutere, però c'è un elemento sul quale invece non si discute, che è l'evidenza della crescita della manifestazione dal punto di vista della partecipazione, dal punto di vista della vita dei quartieri, dal punto di vista organizzativo. Questo dobbiamo invece sottolinearlo un positivo perché è frutto di uno sforzo che in questi anni è stato compiuto. La domanda è diretta: chi porterà avanti questo lavoro nei prossimi anni, adesso che il Comune ha creato 2 fondazioni, cultura e turismo, e quindi la giostra si trova in una posizione adesso di dover scegliere un po', cioè l'amministratore dovrà scegliere dove collocarla. Lo porterà avanti il Comune. Ecco, porterà avanti il Comune. Questa è una risposta importante. Non né tramite la Fondazione Cultura né tramite la Fondazione Turismo, che saranno comunque 2 strumenti per cercare di veicolare nel modo migliore alcune iniziative della giostra, quindi il lato promozionale e il lato turistico con la Fondazione Turismo e il lato più culturale attraverso la Fondazione Cultura, però di fatto l'organizzazione rimarrà sempre comunque in capo al Comune, oggi è in mano all'istituzione giostra, che però è interna al Comune a tutti gli effetti, un domani vedremo, di fatto c'è una proposta, ne abbiamo già parlato a giugno, c'è una proposta che abbiamo sottoposto ai quartieri, all'istituzione giostra per modificare questo istituto che diciamo alcuni aspetti che non...
che collidono un po'. Di fatto gli amministratori sono anche amministrati allo stesso tempo, quindi ci sono alcune cose che vanno modificate. Mi aspetto dai rettori una risposta in un tempo relativamente breve. So che ci sono delle perplessità, obiettivamente non tutte perfettibili, è una proposta che da sgrossare, però probabilmente qualche modifica negli anni a venire ci sarà. Quello che dico sempre è che i quartieri si dovranno occupare più degli aspetti tecnici, ovvero dell'organizzazione della piazza, quindi del buratto, del regolamento, di tutto ciò che, del regolamento sul cavallo, di tutto ciò che va a incidere nella giostra dal punto di vista tecnico, e l'amministrazione comunale invece si dovrà occupare di tutti gli aspetti gestionali, quindi dalla promozione alla veicolazione dell'immagine, dei marchi e tutti questi aspetti qui. Oggi è tutto in capo all'istituzione giostra, in maniera, a mio avviso, e non soltanto a mio avviso, piuttosto impropria. Io ho trovato nella proposta che è stata messa in discussione, che appunto poi ha rallentato il suo iter perché c'erano le elezioni nei quartieri, un elemento fondamentale molto positivo, cioè la creazione di un comitato della festa, perché questa è una festa, non è soltanto una gara, nella quale trovino posto i musici, gli sbandieratori, il regista, cioè non soltanto i quartieri, perché ci sono componenti di questa manifestazione e anche questa serata e il sottofondo che sentiamo nella dimostrazione, che ne sono una parte viva, che però di fatto sono escluse da qualsiasi ragionamento quando si decide come organizzare la manifestazione. Sì, di fatto quello che abbiamo proposto è di costituire due enti, uno che sostanzialmente ricalca l'attuale come componenti, ovvero ci sono i quattro rettori più un presidente designato dal sindaco. Il secondo istituto dovrebbe essere composto da tutti i membri, quindi dai quartieri e dalle associazioni che compongono la giostra, in modo tale che anche queste ultime vengano coinvolte, soprattutto per gli aspetti di scenografia. Sono sempre stati lasciati un po' ai margini nelle decisioni e essendo a tutti gli effetti componenti a pieno titolo della giostra, è opportuno che mettano bocca almeno negli aspetti che li riguardano direttamente. Quindi la proposta, effettivamente non sapevo che fosse già uscita questa notizia, però prevede la composizione di due enti che in qualche modo si interfacceranno direttamente con l'amministrazione. Ecco, intanto anche alle spalle del vice sindaco Camorini avete visto che si è illuminata la piazza, non per magia ma perché sono in corso anche le prove dell'impianto luci appunto per la serata di domani sera, quindi il colpo d'occhio è notevole. Però c'è una cosa: nonostante l'intercezione di Pierluigi Rossi e l'interessamento di Don Alvaro, non siamo riusciti a far accendere il campanile della Pieve, la torre campanaria della Pieve, perché abbiamo scoperto che non è illuminata, quindi non è questione di accendere, non ha proprio un'illuminazione. Ecco, da questo punto di vista, forse vista da quassù, la città soffre un po' del fatto di essere un po', tra virgolette, spenta nella sua vita notturna. Allora, abbiamo scoperto nelle ultime due città di Natale organizzate dall'assessore Commanducci quanto sia importante illuminare la città. L'illuminazione viene percepita dai turisti, ma non soltanto dai turisti, in maniera molto suggestiva e molto positiva. Sicuramente riusciremo a illuminare anche questi monumenti. Oggi Piazza Vasari è illuminata abbastanza degnamente, c'è un progetto illuminotecnico che risale ai primi anni 2000, mentre il resto della città, i principali monumenti, la Pieve ma anche il Duomo, la Torre del Comune, è lievemente illuminata, ma non è illuminata in maniera scenica. Mi aspetto, c'è in corso proprio in questo periodo una gara che prevede la gestione di tutta la pubblica illuminazione per i prossimi 15 anni, che il soggetto gestore che ci farà la proposta ci metta delle migliorie, perché questo abbiamo in qualche modo fatto capire che ci piacerebbe ricevere, metta delle migliorie in modo tale che i monumenti principali della città vengano illuminati in modo adeguato, quindi da Piazza Guido Monaco a salire, ma le stesse mura, tutte le torri della città, le chiese più importanti, da San Domenico alla Pieve, al Duomo, che vengano illuminati in modo tale che si percepisca anche da lontano, perché se uno viene dal raccordo autostradale e vede il Duomo di giorno, si potrebbe vedere anche di sera ben illuminato, e sicuramente avrebbe un effetto scenico molto, molto suggestivo. Tra l'altro da notare come adesso si è creato un piccolo pubblico che ha applaudito questa esibizione di prova del gruppo Musici. Io l'ho visto lunedì sera in Piazza del Comune, veramente quando succedono queste cose il turista che si trova a passare anche per puro caso rimane incantato, no? Da questi aspetti della città e della rievocazione.
L'ultima domanda è relativa alle preoccupazioni, se ci sono, di ordine pubblico. La settimana è cominciata con qualche episodio, diciamo così, di non saprei come definirlo, c'è stato comunque uno scontro tra quartieristi, le motivazioni all'inizio potevano sembrare goliardi, che lo striscione rubato, un altro appeso, cioè, però insomma, c'è stato anche qualche scontro fisico. C'è preoccupazione da questo punto di vista? È salita l'attenzione oppure tutto è già stato rimesso nei canoni? Credo che le preoccupazioni si possano lasciare da una parte. I rettori so che sono intervenuti abbastanza decisamente con i loro quartieristi. I quartieristi che in qualche modo sono intervenuti in questo fatto poco simpatico sono stati richiamati, non voglio dire emarginati, però insomma sono poche teste che... Da quello che ho capito, in alcuni casi non sono neanche direttamente riconducibili al quartiere, ai quartieri, quindi sono abbastanza convinto che sarà un caso che ormai è accantonato e risolto. Per fortuna, dico per fortuna, negli ultimi anni di questi episodi ne abbiamo visti veramente molto pochi, segno che c'è una maturità non soltanto della dirigenza ma anche dei quartieristi, dei ragazzi più giovani, che in qualche modo segue quel trend che è stato delineato da qualche anno a questa parte. Bene, grazie allora al vice sindaco Gianfrancesco Camurrini per questa chiacchierata, per essere stato ospite di questo salotto così particolare che quest'anno abbiamo voluto allestire. Ovviamente poi noi ci vediamo domani sera per il concerto dei musici e la serata di Casa Tene. Grazie, grazie a voi, buona serata. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo e cominciamo a commentare con Andrea Lanzi e Giorgio Marmolini questa seconda giornata di prova.